Ok. Ciao Andrea, ciao, benvenuto. Ciao Vanessa, che piacere rivederti. Mamma mia, è veramente tantissimo tempo che non ci vediamo, Andrea. Perché io entro subito nel merito della nostra piccola intervista, ok? Sì. Noi ci siamo conosciuti al Toscana Photography Workshops nel 2002, quindi sono 21 anni fa. Tu oggi sei un grande fotografo, esponi in tutto il mondo, molte gallerie ti rappresentano, però vorrei, sei un formatore, c'hai la tua scuola, fai i tuoi corsi, però vorrei che ti presentassi tu, raccontaci tu. Ok, sì, va bene, ho avuto la fortuna di fare qualche mostra carina, senza mani dominanti, grazie alla galleria di Roma che espone col cuore e alla MV Gallery di New York che pure lì, insomma, viene da un amore, diciamo. Non ho una carriera che attira il collezionismo nel bene e nel male, diciamo così. Funziona, ma funziona per il cuore, insomma, per qualcuno che poi si innamora dei lavori, che è bello, ma non è molto produttivo, diciamo così. E poi sono un insegnante, questo da tantissimi anni. Io in realtà ho iniziato a insegnare fotografia nel 1996. Mamma mia, Andrea. Esatto, quindi sarei così da pensionare come insegnante quasi. Ma non credo, no, è una cosa che mi piace tantissimo, di cui sono molto contento, insomma, non, è nata da chi me l'ha chiesto. Ora, nel 96 eravamo a Roma e c'era un piccolo gruppo creativo che si è venuto a formare tra amicizie e corsi, e abbiamo lavorato insieme facendo dei progetti strani, delle fotostorie d'autore che poi hanno aperto alcuni canali. Per esempio, sono piaciute a due artiste che insegnano alla Syracuse University. E quindi poco dopo è nata la collaborazione con la Syracuse University, dove, insomma, da allora, dal 2004, tengo dei brevi corsi sulla fotografia analogica o su quello che penso io dell'arte fotografica e quella. Insomma, quindi, diciamo, un po' tra la passione e il caso, poi è venuta fuori un lavoro. L'altra cosa che forse va detta è che, appunto, nel 96 io... L'altra cosa che va detta, riprendi da lì perché ora devo togliere il... non avevo spento il telefono, perdonami. Okay. Quindi continua, scusami. Ok, l'altra cosa da dire è il terzo mio lavoro, cioè che faccio lo stampatore analogico, e anche quella è una cosa che viene dalla passione di bambino, nel senso che, come, che ne so, tanti musicisti che cominciano a suonare da ragazzini e continuano tutta la vita, io ho iniziato a stampare in camera oscura nel 1980, quando avevo 13 anni. Ok? Il regalo del compleanno fu la camera oscura. E forse all'epoca era anche una cosa abbastanza comune, anche se vogliamo la grande moda della camera oscura in casa era qualche anno prima. Il momento che tutti avevano la camera oscura, come dire, come dopo hanno avuto, che ne so, il videoregistratore o adesso hanno i telefonini, no, prima c'era il momento della camera oscura in casa. Io sono arrivato un po' in ritardo, ma ero un ragazzino che poi non ha mai smesso. Quindi cosa è successo? Poi ho avuto occasione di studiare con Jim Garghi proprio al TPW nei primi anni, era il 96, l'estate del 96, e però, diciamo, io ero già abbastanza bravo, insomma, comunque erano 16 anni che già stampavo, no? E quindi poi l'incontro con un grande maestro è stato la cosa fondamentale che mi ha spinto poi proprio a intraprendere l'attività di stampatore professionista,
di stampatore in una maniera che in Italia non c'è, non esiste, sono comunque ancora, diciamo, un extraterrestre della stampa che faccio in maniera sartoriale proprio, quindi come una cosa che, diciamo, so che gli italiani non sanno neanche che cos'è esattamente, no? Avere, diciamo, un progetto estetico, no? Il progetto estetico delle proprie immagini, il progetto della resa delle proprie immagini. È un po' come se facessi il sound engineer, qualcosa del genere, c'è qualcuno che fa l'aspetto finale di una partitura che già esiste. E, insomma, quello è un lavoro particolarmente difficile, perché poi lo stampatore è un po' il capro espiatorio, no? Cioè il fotografo magari sbaglia tutto, ma si vede che non sei bravo, no? E poi c'è qualche fotografo curioso e modesto con cui invece è bellissimo lavorare, perché quelli che posso accontentare veramente creando un'estetica apposta per loro. E aggiungo solo una cosa, perché questa si ricollega poi all'arte fotografica. E si collegherà anche al discorso che faremo dopo. Cioè, nella fotografia è un po' in una parte dell'arte, diciamo, contemporanea, ora si chiama ancora contemporanea, ma ormai è quasi un secolo che ci portiamo appresso certe idee. Andrea, ultra, ho scoperto che possiamo utilizzare il termine ultra contemporaneo. Ultracontemporaneo, va bene, non è ultracontemporaneo, ma è quella che così, l'arte contemporanea, quella che parte diciamo, più o meno finita la prima guerra mondiale. E, diciamo, di primeggiare dell'idea sull'immagine, no? Facendo un'estrema sintesi. E in questo la fotografia si è trovata anche un po' disgraziata, nel senso che, essendo spesso la tecnica, poi proprio la realizzazione dell'immagine demandata da altro, anche volendo delle apparecchiature addirittura, e quello che finisce dietro un po' per come l'hanno impostata, diciamo un po' per esigenze di mercato, è proprio certe caratteristiche estetiche dell'immagine. Alcune, magari, che ne so, il taglio, la composizione rimangono e vengono sopravvalutate normalmente, mentre altre, tipo la tonalità, il caldo, freddo che può dare un'immagine, la materia, per tanti come se non esistessero. No? Invece sono poi quelli che costruiscono l'umore e la disposizione mentale dell'osservatore. Quindi poi sono, come dire, si fa quasi una colpa grave a trascurarli. Ed è diciamo, una trascuratezza che non c'è nessun'altra arte. I pittori stanno bene attenti alla loro materia, così come chi disegna, chi fa qualunque arte visiva fatta con le mani, no? E sta bene attento alla materia, diciamo, all'impressione che fa tutto del proprio lavoro, no? La fotografia ha avuto un po' questo indirizzamento concettuale. Quindi di predominanza dell'idea sull'immagine, che l'ha un po' deprivata di alcune cose, soprattutto le ha ridotte a stratagemmi, non so, fotografia pittorica, che poi significa famolo un po' strano, così la gente si stupisce, dice, ma guarda com'è venuto strano. Insomma, così, io so. Nel mio piccolo provo a portare quello che è un'idea di opera completa, di work as a whole, anche in fotografia, quindi materia, dimensione, trattamento della superficie, tutte cose che diciamo così comunemente non si fanno, sì, qualcuno le fa, non è che sono l'unico al mondo, però diciamo sono cose un po' fuori del pensiero comune sulla fotografia.
Sì, è verissimo, Andrea. Tra l'altro è proprio bellissimo sentirti parlare di estetica, materia, dimensioni, no? Perché in realtà poi oggi è tutto così veloce, no? Tutto così immediato, che tutti questi aspetti si perdono un po'. Poi c'è, insomma, ma io non voglio anticipare nulla perché noi abbiamo già parlato molto. Cioè, io e te ci scriviamo anche su Facebook, ci commentiamo. I fatti del giorno, ma anche tante cose di fotografia, no? Quindi, per dire, ultimamente abbiamo parlato abbastanza proprio del discorso dell'intelligenza artificiale, di questo nuovo tool, no? E chi mi segue sa già cosa ne penso io, l'ho scritto un po' ovunque, anche te lo sai, però quello che a me veramente ha colpito anche quando ti ho chiamato per dirti, Andrea, ma facciamo un'intervista e parliamo, no, di questi temi così interessanti e rendiamoli anche pubblici, no? Perché sennò siamo sempre magari a due, invece è interessante che questi concetti, queste nozioni vadano a giro proprio sul web, no? Proprio anche sui social. Però mentre parlavamo è uscita fuori questa parola, no? Che mi è piaciuto tantissimo il ragionamento, quindi ti chiedo di riproporci, no? E anche perché no, con quanto tempo vuoi completamente a tua disposizione stasera. È la parola potere, questo, quindi intelligenza artificiale, cosa ne pensi? E poi però ti pregherei proprio di parlare del potere, come me l'hai raccontato ieri. Esatto, beh, perché inizialmente a me ha stupito, diciamo così, la reazione un po' isterica anche di persone, diciamo, la cui intelligenza è indubbia, riguardo all'avvento diciamo all'avvento, che poi già era una cosa che era nell'aria da un pezzo, insomma, non è una novità. Quello che è nuovo è la facilità con cui si può accedere a certi strumenti, che però poi è la storia di tutti gli strumenti, insomma, no? Le prime fotografie era un hobby da miliardari e poi è diventato un giochino per tutti, insomma, no? Quindi la stessa cosa succede alle tecnologie quando trovano, diciamo, un modo per finanziarsi e per costare poco. Ma dicevo, quello che mi aveva stupito era un po' alcune reazioni isteriche, cioè di scandalo, di spavento, grande pericolo, eccetera, eccetera. Allora, qualcuno lo capisco, cioè, so, chi fa una fotografia pubblicitaria banale dice sì, forse potrà essere sostituito da un prompt. Ok. Già, però non credo che un fotografo creativo, intelligente, originale abbia nulla da temere, anzi potrà usare l'intelligenza artificiale per mischiarlo alle sue idee e fare delle cose ancora più belle. Quindi diciamo lo strumento in sé per sé, la cosa che mi stupiva però è lo scandalo. Dice, ma di cosa ci scandalizziamo, no? E mi è venuto da pensare che quello che spaventa è la paura di perdere un potere, no? Il potere sarebbe uno statuto, peraltro falso, di cui gode la fotografia e che abbia attinenza col vero, con la V maiuscola, che è una presa in giro, insomma, cioè chi conosce la fotografia sa che è sempre stata assolutamente falsificabile intenzionalmente, ma anche che non volendola falsificare è particolarmente difficile far dire il vero alla fotografia. Nel senso che anche quando, diciamo, non è manipolata, non è taroccata, si può fare in tanti modi. Cioè, sempre io che sono, diciamo così, la macchina fotografica un pochino la so usare. Quando ho fatto un incidente con la motocicletta, le foto le ho fatte io alla moto, ok? E il risarcimento è arrivato ben pieno fino all'ultima vite, perché, come dire, con l'inquadratura fai vedere bene quel che è successo. E certamente le ho fatte con analogiche, capito? Con i negativi a prova della verità, no? E come dire, se l'avesse fatto un normale perito, col cavolo che mi ridavano i soldi indietro, insomma, no? E
e aneddoto molto Capito? interessante. Per dire, cioè, che anche quando si vuole dire la verità, non si dice mai, cioè, è proprio impossibile. Allora, vediamo pure un'altra cosa storica, no? C'è una bella pubblicazione di Naudi, credo nella collana della storia d'Italia, no? In cui ci sta una sorta di, cioè, c'è una sorta di appendice, di album fotografico, no? In cui sono foto d'epoca, e vengono analizzate da uno storico. Allora, lo storico di fronte alla fotografia deve fare mille ricostruzioni, dov'è? È per davvero lì? Ma che giorno è? Ma era prima? Ma era dopo? Ma chi l'ha fatta sta foto? Ma perché l'ha fatta? Che voce voleva dire? Cioè, metti in atto tutta una serie di filtri, processi di contestualizzazione, eccetera, eccetera, i quali gli permettono con molti distinguo di poter dire qualcosa in proposito. Allora, sappiamo che invece l'utente normale della fotografia che guarda un giornale o un periodico, ma non solo oggi, ma insomma da quando c'è la fotografia, non ha assolutamente né gli strumenti né può accedere alle conoscenze necessarie a fare questo tipo di analisi. Quindi sostanzialmente viene preso in giro dall'immagine, nella maniera più Esatto. totale. Okay? Oppure un'altra forma di presa in giro dell'immagine, ma quello lo sanno tutti che è una presa in giro, che è la fotografia pubblicitaria, no? Cioè, lo sanno tutti che il salame che c'è in fotografia non sarà mai bello come quello che vanno a comprare, che è sempre un po' più racchietto e soprattutto non è buono come ti avevano fatto immaginare, no? Quindi, questa relazione con l'immagine, del vero dell'immagine fotografica, è un po' una panzana. Però, come dire, qualcuno ci crede ancora. No? È un patto, sai Andrea, forse mentre parli rifletto, no? È un patto che facciamo con la pubblicità, con la televisione, capito? Per cui, come dicevi all'inizio, è veramente strano che poi ci siano questi scandali, a meno che, A meno che però. ci sia qualcuno sotto. No, poi vedevo un'altra cosa. Noi abbiamo un grande geniaccio burlone della fotografia, no? Che è Foncuberta, il quale, come dire, si è approfittato a man bassa per far ridere qualcuno, scandalizzare qualcun altro di questa idea della fotografia vera. Pensiamo, non so, alle chimere che astutamente aveva nascosto nel museo di storia naturale a Reggio Emilia, no? Era l'esploratore che aveva scoperto l'animale inesistente, e a controprova della sua scoperta c'era una foto, ovviamente una foto che sembrava antica, fatta ieri col computer, no? Oppure a quel progetto bellissimo che è Sputnik, no? Dove si inventa completamente un personaggio con tutti i suoi ricordi, gli aneddoti, le foto d'epoca, le foto nuove, le lettere, si crea tutta un'invenzione, no? Che però andando avanti nella mostra diventa sempre più paradossale, dove alla fine devi ridere quando guardi i quadri che l'astronauta mai esistito faceva da bambino, che disegnava i razzi, che voleva andare nello spazio fin da quando era piccolo, no? Quello lì dovrebbe suscitare una fragorosa risata, ma invece esci dalla mostra, c'è qualcuno che dice: ammazza sti sovietici, che potenza di censura hanno, hanno fatto sparire tutta una storia, pensa a poverini, fanno di questo, che è appunto, come dire, si è fatto prendere in giro da uno che ogni minuto gli diceva: guarda, ti sto prendendo in giro. E poi, insomma, questa cosa dell'immagine, della fotografia, come dire, tirata fuori per togliere le parole. No? Che è quello il potere, come dice, ah, guarda, come dire, questa cosa che ti sto dicendo è vera, Pinco Pallino è cattivo, oppure Giulio è buono, o che ne so, è successo questo, no? È successo questo, e quindi tu devi prendere la posizione che io che ti mostro ti suggerisco di prendere, no? Questo sarebbe il potere, no?
Perché ci si finisce a credere, no? Come dire, perché è da creduloni, no? Oppure possiamo fare un'altra ipotesi, quello tu dicevi, il patto, ma io forse sono un po' meno simpatico, mi viene da dire il pregiudizio. Cioè, la fotografia viene ritenuta vera o finta in base al proprio giudizio preesistente. Cioè, che ne so, io penso che gli americani in Vietnam erano degli oppressori e quindi sono portato a credere a tutte quelle foto che li rappresentano come tali. Sì. Viceversa, credo che gli americani erano andati in Vietnam per sconfiggere il terribile comunismo che avrebbe oppresso e salvare i poveri vietnamiti. Mi piaceranno e crederò vedere altre foto fatte nello stesso luogo. Cioè, quindi, come dire, che il potere in realtà non esiste. Cioè, tu non convinci nessuno con le fotografie, no? E ti darà retta e crederà a quello che stai mostrando, chi già la pensa come te. Chi la pensa diversamente sarà portato a dire quelle cose sono finte, eccetera, eccetera. Qualche tempo fa io ero un po' ingenuamente, stavo lì dicendo, e questo si riallaccia poi a questa cosa che voglio dire, a una ricerca e a un lavoro che te hai portato avanti per tanto tempo. E dicevo, chissà che, e lo pensavo qualche anno fa, no? Ma stai a vedere che mo con tutti questi filtrini che ci stanno su Instagram, sui telefonini, no? Dove ti fai la foto e ti togli le rughe, ti fai diventare magra, ti diventi alta, ti fai venire tettone, fai quello che vuoi con un bottoncino, no? E te lo scambi tra amiche. Tipo, mi sembra molto un gioco da teenager, donne, non lo so, forse perché è più difficile farsi venire gli addominali, non lo so, insomma, con i filtri, non so se c'è il filtro addominale. Adesso con la ICE sarà sicuro, per cui è perché diventa facile. Però insomma, io pensavo, no? Dicevo, ma allora tutta questa facilità, no, di palese falsificazione delle immagini porterà così quasi per senza accorgere le persone a un altro livello di coscienza dell'immagine fotografica. Cioè, come dire, se la posso far finta io col telefonino. Chissà quelli bravi come mi pigliano in giro con le loro fotografie, no? E invece questa cosa non è successa, cioè ero ottimista, no? Nel senso, come dire, in Ma realtà. guarda, in realtà credo che le giovani generazioni lo sanno. Io ho due meravigliose nipoti che loro mi dicono: zia, ma lo sai che quella manda anche le foto senza filtro? Ah no, quella devi vedere dal vivo, cioè la devi vedere dal vivo, non è in quel modo. Cioè, loro sono consapevoli di cos'è la fotografia col filtro, con la pelle finta, con e anche che tipo di strumento è. Credo che facciamo molta più fatica noi, Ok, molta, molta più fatica quindi tu noi. dici in fondo non ero così ottimista a sperare che i giovani non crederanno più No, no, alle immagini. secondo me ci sarà una grande evoluzione anche perché loro sono nati proprio con lo smartphone in mano, per cui capito, hanno anche proprio un rapporto con la fotografia completamente diversa. Io ho la fortuna a volte di lavorare anche nelle scuole, no? E lì vedo proprio che c'è una inconsapevolezza consapevole, nel senso che la usano così con molta leggerezza, eccetera, però sanno bene cosa stanno raccontando. Cioè anche il fatto che si mettono in posa, che tengono il cellulare in una certa maniera, capito? Poi, insomma, lo smartphone ha creato anche una nuova estetica, no? Che loro conoscono molto bene. Siamo noi che siamo estremamente rigidi. E tra l'altro io sto scrivendo anche delle cose riguardo a tre tipi di immagini, facendo proprio quel progetto che citavi prima, ho identificato, no? Proprio anche a livello psicologico. Perché comunque a noi umani, razza umana, ci piace un po' credere a quello che vediamo, ne abbiamo quasi bisogno, c'è tutto un aspetto psicologico, no? Come dicevi te, sì, c'è il pregiudizio, ma poi in realtà ci sono anche i nostri bisogni di conferma, cioè, le nostre certezze, no? Cioè, se io mi fotografo sempre in una certa posizione dove mi vedo più bella, un po' come hai fatto tu con la moto poi, no? Capito?
cioè succede qualcosa dentro di me. Io proprio ho fatto anche corsi, ho fatto molta sperimentazione anche su donne che avevano subito violenza, donne invece che erano anche molto tranquille e sicure del proprio corpo. Succede qualcosa quando tu ti vedi. Però dai, Andre, noi possiamo anche dirlo, come dicevi, della fotografia non è assolutamente verità, ma poi soprattutto c'è un congelamento di un istante che viene falsato da tutti, quadratura, dalla stampa che viene fatta, cioè dalla post-produzione che fai. Cioè è uno strumento come un altro per narrare qualcosa, no? Per narrare anche cioè, quello che crediamo o quello che vorremmo vedere. No? A livello psicologico ti assicuro anche nel body positive l'autoritratto, il selfie, che è super criticato, che viene cioè, capito, maledetto perché sembra che sia la rovina, non un certo tipo che tipo è morto in questi giorni, no? Non la mafia, non la guerra, no? Cioè il male del mondo è stato a lungo, negli ultimi 5-6 anni, forse anche prima, il selfie. Siamo diventati tutti scemi e un po' stupidi per colpa del selfie, insomma, non è così a mio avviso. E no, capito, quindi in realtà forse arriverà all'era della consapevolezza, non lo so, dipenderà da quanto poi ci sveglieremo. Certo, più io sono dell'opinione sempre, e appunto amo molto la tecnologia, che più evolviamo e più forse le persone hanno possibilità di capire, come dicevi te prima, no? Cioè io mi ricordo che solamente nel 2014 facevo i corsi dove spiegavo come alle donne, parlo proprio del progetto About Your Body, dove spiegavo da dove venivano le fotografie della pubblicità. E queste rimanevano sconvolte perché non sapevano assolutamente nulla. Dicevano, ma veramente fate questo? Ma veramente cancellate la faccia? Poi accadde che andai in Inghilterra e vidi una mostra che tra l'altro trattava di pubblicità, dove vidi ricomparire la pelle. E dissi, ma che sta succedendo? Torna la pelle, torna la poi dopo di lì a poco esplosero i social network e quindi questi filtri che ti fanno gli occhi più belli, ti fanno la bocca più bella, ti ringiovaniscono, ti fanno le tette più grosse, come dici, no? Però per dire, ora dico una cosa, tutti la detestano, Chiara Ferragni ha fatto una bella, diciamo, un bel lavoro sulla divulgazione di questo, perché lei dichiara tranquillamente di non essere com'è, cioè di usare continuamente filtri. Quindi cosa succederà? Boh, non lo so, questo è troppo presto per dirlo, non voglio entrare poi nelle polemiche appunto del marketing eccetera, no? Però proprio analizzo i fenomeni. Quando una Chiara Ferragni dice io mi filtro continuamente e poi ogni tanto ti mette anche la foto senza filtri, qualcosa nella società accade, capito? Ogni tanto ti perdo, questa linea stavo zitto. Quindi, capito, però volevo continuare un attimo, Andrea, sul discorso potere, del potere. Esatto, no? Il potere, a mio avviso. Il potere, appunto, cioè c'è quella cosa, riprendendo un po' il filo, questa reazione scandalizzata, no? Adesso non so se l'ha detto veramente, ma c'era Chomsky, diceva adesso sarà ancora più facile manipolare le masse. No, in realtà era già facilissimo, cioè come... diciamo non è questo che e a proposito di questa cosa, no? Cioè, e forse c'è, diciamo, come che è tutto sbagliato, cioè c'è una reazione isterica e secondo me perché temono che muoia il giochino del potere di convincere, no? Con l'immagine. D'altra parte, appunto, mi chiedevo prima, veramente mai ce l'ha avuto questo potere? Forse non ce l'ha mai avuto, nel senso che convincevano chi era già convinto, e cioè nessun nuovo, insomma, come dire, non sposta l'opinione, e almeno non da sola, no? Cioè, vuol dire, forse le fotografie hanno contribuito a cambiare l'opinione sul Vietnam, di cui parlavamo prima, non perché c'erano quelle fotografie che un po' giravano, ma perché tanti giornali hanno fatto vedere queste cose, tanti settimanali hanno fatto vedere queste cose, tanta gente che tornava da lì parlava di questa cosa in maniera diversa, e quindi dopo qualche anno, come dire, è cambiata l'opinione. Che la fotografia sia
la testimonianza del fatto che l'opinione sia cambiata o che quanto abbia contribuito a cambiarla è una cosa che andrebbe studiata nello specifico, no? No, ma Perché poi la vulgata. appunto Sì, scusa. si pensa, no, è che c'è un po' di ritardo, quindi pensa a Susan Sontag, Peter Burke che con testimoni oculari, poi c'è, ma lo stesso von Kuberta quanto, ha scritto almeno due libri su queste tematiche, no? Certo. Cioè, perché appunto nel fotogiornalismo sono tanti gli elementi che hanno contribuito, no? Poi a definire queste verità. Non possiamo neppure dire, a mio avviso, che allora la fotografia non ha raccontato, non è stata No, no, utile, no? Perché è stata utile. assolutamente. Però appunto questa paura dopo, no, dice, ma continueranno a esistere i fotografi, continueranno anche perché sto vedendo, io tengo dei corsi, no, sull'intelligenza artificiale, sto vedendo che quando gli fai vedere cos'è, gli spieghi un po' cos'è, anche perché tanti non lo sanno, siamo proprio, capito, affogati in questa paura che proviene dai film di fantascienza, dai film, dai libri, capito, dove questa intelligenza artificiale ci ucciderà tutti. E quindi non sanno neppure cos'è. Quando vedono come funziona, dice, ah, ma è noiosissimo, ah, ma bisogna studiare tanto, ah, ma non è fotografia, ah, ma non uso la macchina fotografica. E allora cominciano a capire che è un tool, no? Che tu dici, va bene, a questo punto, da quella foto, soprattutto se sei un pubblicitario, ma devi comunque avere Beh, idee, certo. Andrea. Cioè, siamo sempre. Non fa niente al posto tuo. Capito? Come mi senti, Andrea? Sì, Mi sento un po' senti? disturbata, ma capisco quello che dici, insomma. Ok, perché ogni tanto tu cambiano i colori, non so perché, se però vedo che sta cambiando anche la luce No, fuori, fuori no? Quindi effettivamente è sicuramente. diventato buio, prima c'era molta più luce. Invece, senti, voglio essere un po' cattivella come sono io, sempre un po' provocatoria, no? Cioè, proprio. Invece del fatto, no, che da un certo punto di vista. Questi tool, queste nuove tecnologie, diciamo, fanno un'azione cioè democraticizzano, no? L'arte, la fotografia. Quindi non potrebbe essere anche che c'è un po' di paura, proprio come dicevi te prima, di far finire il giochino, di dire se ne nessuno, cioè se tutti, perdonami, se tutti vedono quanto è facile generare immagini, quindi non si parla più nemmeno di fotografia, immagini, forse perdo potere, forse mi fanno scendere dal Beh, un piedistallo. po' le reazioni sì, facevano pensare a questo. Da una parte, cioè, come dire, un po' mi pare un po' naif, cioè nel senso che comunque produrre immagini è democratico da un pezzo, cioè non è che fa fotografie o comprai i pennelli, una bomboletta spray, appunto, fosse alla portata di pochi, cioè, insomma, era già democratizzata. Forse, diciamo, il livello di sofisticazione raggiungibile, no? Che poteva richiedere più mezzi, no? Magari certe cose un po' complicate, difficili, ci metti tanti soggetti, tanti tipi di luce. Non so, vuoi fare una fotografia ambientata in un castello? Ecco, col personaggio in costume, se lo fa in analogico, è una produzione costosa, diciamo così. Però cioè, è quella la No, democratizzazione. guarda Andrea, c'è veramente tanta ignoranza sull'intelligenza artificiale, perché io che la sto studiando in maniera proprio, soprattutto con Midjourney, da gennaio, ho lavorato tanto, no? A un certo punto, per alcune cose, soprattutto nel ritratto, ad esempio, no? È molto facile riconoscerne ormai l'estetica, cioè Assolutamente. c'ha una cosa estetica, riconosci, capito, certe cose, certo, migliorerà, mi dicevano l'altro giorno, migliorerà ancora, quindi diventerà, però. Diciamoci la verità, ma è morta la pittura dopo che è arrivata la fotografia? No. No, Morirà la fotografia ma dopo? assolutamente no, cioè no, io non ho. Non credo. Poi sul fatto, capito, di dire il vero o falso, ti ripeto, io lì proprio sono estremamente convinta che ognuno, soprattutto negli ultimi anni, negli ultimi 20 anni, da quando Photoshop, insomma, ha tirato fuori funzioni molto, molto importanti, no? Perché prima del 2000 forse ancora riuscivi a capire, no? C'erano risoluzioni più basse, eccetera. Ma dal 2005 in poi, con le release dove veramente
potevi fare tanto, tanto con Photoshop, te, te la potevi fare una fotografia. Ma sono stati tanti casi nei concorsi. Mi ricordo un anno addirittura al National Geographic fu mandata una fotografia che era stata photoshoppata, e era stato, non si sa, forse mi sbaglio un po', non so se era, poi era stato vero o no, però il sacchetto del delfino, ti ricordi quella fotografia? C'era questo pesce che ci aveva davanti questo sacchetto, che la via trivia, io stasera guarda, qua tanto questo lo taglio, non riesco a parlare, era se lui aveva mosso con le mani il sacchetto e l'aveva avvicinato al pesce, oppure se con Photoshop l'aveva tolto. Quindi, ma di che stiamo parlando? Cioè, capito, io veramente mi chiedo se sono io troppo, troppo leggera, troppo fiduciosa, no? Sottovaluto questo nuovo strumento, ma a me non spaventa affatto. Ma neanche a me, cioè, nel senso che, cioè, non, a parte appunto che, diciamo, è nuovo, non è... La novità appunto è che ci sta Midjourney e qualcos'altro che è facilmente accessibile, ma non è una cosa nuova, no? Sì, ma voglio dire, Andrea, se uno voleva fare una truffa, trovava un buon post produttore, si metteva lì, faceva un editing di quello, sì, di quelli insospettabili, e quindi era tutto a posto, ma, no? Ma la truffa l'hanno sempre fatta, cioè, come dire, esatto, si faceva sempre comunque. Adesso esatto, pensiamo altre famose storiche truffe, no? Era il nostro grande autore italiano, più famoso quei testi che ha scritto, che le fotografie, che Rando Gilardi, che fece un finto reportage dal Vietnam nelle paludi di Comacchio con gli amichetti mascherati da soldatini, che i giornali pubblicarono, ma non pubblicarono la smentita, no? Questa è la storia. Quindi, insomma, voglio dire, lo fece con lo spirito che ora funziona. All'inizio, capito? I primi, cioè, proprio pensa a Abraham Lincoln, no? Che esatto, la fotografia non era la sua, esatto, cioè, voglio dire, da sempre. Quindi, esatto. Però io ti dico anche un'altra cosa: io credo che tante cose che stanno ostacolando proprio la cultura dell'intelligenza artificiale, che poi è molto meno intelligente di quanto si crede. È che, per dire, no, ci sono interessi di soldi, capito? Elon Musk, che si mette lì a fare la lettera, firma insieme a tutti, in realtà sta già facendo degli impianti direttamente nel cervello di reti neurali che dovrebbero aiutare le persone, e gliel'hanno autorizzato, capito? Vabbè. Cioè, non è che è una cosa. No, ma a parte questo, non lo so, se non so quanto sia vero, mi sembra un po' più avanti. No, no, ci sono articoli, no, no, tecnologico, però ci arriveremo, insomma, quindi, ma per certi aspetti ben venga, no? Certe cose potrebbero dare la possibilità di riutilizzare, curare una paralisi, insomma, volendo, no? Cioè, quindi magari... te pensa nel campo delle malattie rare, cosa può fare un computer quantistico insieme all'intelligenza artificiale? Cioè, capito, potrebbero trovare medicine velocissimamente rispetto ai tempi che abbiamo oggi, no? Quindi sicuramente ha i suoi aspetti negativi, ma sono quelli dell'uomo, però, Andrea, non so quelli dell'intelligenza artificiale. È che alla fine è una macchina, no? Comunque risponde ai comandi. No, c'è una cosa, appunto, un aspetto, se vogliamo, filosofico, che è quello che accennavo prima, cioè il fatto che il predominio è comunque della parola, cioè il prompt è verbale, no? Il prompt è verbale, poi lo puoi sofisticare, certo, non è che l'estetica non ci sarà, però il prompt rimane verbale. Quindi anche... Però è basato sull'immagine scritta con la fotografia, certo, con la luce. Sì, è basato sull'immagine scritta con la luce. No, però quello che a me mi interessava è l'aspetto funzionale proprio molto basico della cosa, cioè il prompt è verbale, cioè viene prima quello. E un creativo che lavora con l'immagine, spesso viene prima l'immagine. Ora qui si apre veramente un... Diciamo così, può venire prima l'immagine, cioè non è necessariamente prima la parola, no? Ah, okay. Sì, esatto, mettiamola esatto, così. Può... Chiaramente un artista concettuale lavora mettendo, esatto, prima la parola, ma altri artisti prima
come dire, prima hanno l'immagine, poi devono trovare pure le parole per raccontarla, però è una fatica in più che devono fare per tradurla in qualche altra cosa, perché E poi spesso è meglio che non lo faccio, alle no? volte, appunto, anche perché è molto difficile, è difficilissimo passare da una cosa all'altra, e questo è l'altro aspetto sottovalutato, cioè è estremamente difficile passare dalla parola all'immagine e dall'immagine alla parola. Cioè, quindi quando questa cosa viene fatta, se tu la fai su base statistica alla fine, diciamo sì, un risultato lo ottieni, no? Però è appunto un risultato statistico che interessante fino a un certo punto, poi appunto devi lavorare di correzione continua per portare quella cosa dove interessa a te, no? Guarda, io sto notando questo, no? Che inizialmente a me interessa tanto il fenomeno, devo dirti, però io credo che poi non sarà così usato dalla massa, forse dai principianti. Credo che sarà uno strumento molto importante per i creativi, per chi fa pubblicità, capito? Per chi deve creare dei contenuti visivi. Ma io non penso che la grande paura che abbiamo della nella fotografia poi si avvererà a questa catastrofe, no? Perché veramente è uno strumento che porta via tantissimo tempo, che è noioso anche. Capito? Credimi, Andrea, non so se hai provato ad No, non usarlo, no? ancora, ma era un po' mi era incuriosito, però ecco, diciamo, io sono. Ma guarda, ti assicuro, dopo un po' ti Ma annoi. E poi c'è un altro aspetto. annoio se devo spostare una curva su Photoshop, figuriamoci con Appunto. l'intelligenza artificiale, cioè faccio anche, continuo imperterrita a fare fotografia analogica, perché almeno lì mi sposto di qua e di là, faccio robe, cioè. È una cosa molto corporea, no? E al computer, mi ricordo, ora un pochino, mi è toccato pure a me usarli con le fotografie, questi computer, ma è una delle esperienze più noiose che io abbia mai avuto. Cioè, se io, per dire, ho fatto lavori in analogico che sono stati digitalizzati per essere usati, e chiaramente quindi anche solo supervisionare, perché proprio dovevo quel processo, è una cosa che ho trovato noiosissima, no? L'unica cosa divertente di quando ho dovuto ibridare il mio processo è quando finalmente si andava in stampa e uscivano le prove, no? E allora ritornavo nel mio mondo e potevo dire un po' più chiaro, un po' più scuro col pezzo di carta, perché col monitor manco lo capivo. Quindi, diciamo, sono lontano da quella cosa lì e, come dire, sicuramente, diciamo, non tocca direttamente il mondo del mio fare, tocca quello che è il processo, mi interessa per il discorso ideativo, no? Per questa cosa che dicevo, che per me o per tanti altri artisti, diciamo, la parola non viene prima dell'immagine, non viene prima dell'immagine. Quindi, come dire, noi saremo un po' in difficoltà con l'intelligenza artificiale, perché come faccio a dirgli quello che vedo nella mia mente, no? Glielo devo dire, ma quel passaggio non è così immediato, non è Poi fedele, non è neutrale, no? siamo molto lontano, credimi, siamo molto lontano Siamo dal fare ciò che veramente desideriamo. Poi c'è chi è più bravo e si avvicina un po' di più, però io vorrei anche andare a vedere, no? Vorrei una dichiarazione scritta. Io faccio molte volte prove con foto che ho realizzato con la macchina fotografica e tento di rifarle con l'intelligenza artificiale. Non ci riesco, ok? Proprio non mi è ancora riuscita. Delle cose, ma manco gli assomigliano. Io credo questo, guarda Andrea, che tanto un artista deve trovare il modo di esprimersi, quindi ci saranno degli artisti che attraverso l'intelligenza, ci sono già forse, attraverso l'intelligenza artificiale si esprimeranno, sicuramente. ok? Come fanno con la fotografia, la poesia, la musica, i libri, capito? E quindi io lo vedo veramente, forse le mie affermazioni sono anche un po' ingenue, non lo so, anche banali, però io lo vedo veramente come uno strumento. Poi ho notato dei fenomeni buffi, no? Ma questi fanno parte del narcisismo umano, no? Cioè della serie persone che appena è uscita, quindi ancora non eravamo in grado di riconoscere l'estetica, no? Hai visto al Sony che cosa è accaduto, Certo. no? Ha vinto una foto,
quel casino che è accaduto, veramente, che secondo me è stato utile però Beh, è il far momento in partire cui almeno se la ne è riflessione. parlato di più, no? Insomma, quindi è Esatto. stato molto bravo. Però fino a quel momento c'erano degli artisti fotografi che scrivevano, che erano dei ritrattisti. Oggi li riguardo e dico, ma cavolo, erano tutti fatti con intelligenza artificiale, no? Quindi c'è stato chi, secondo me, per ego, per, non lo so, per furbizia, cioè anche in grande ingenuità, secondo me, ha mescolato un po' i due generi. E poi ho visto a Londra, in autobus, già una pubblicità che però si vede, quasi sembrano, sai, ti ricordi, mi ha fatto questa impressione, te lo ricordi tu il Grand Hotel, perché un po' è la stessa età mia, no? Credo, siamo di età, il giornale No, Grand mi Hotel che ricordo usciva, che esisteva, però francamente non c'erano gli penso di averlo mai illustrati. sfogliato perché sono un po' snob. No, ma io mi ricordo anche le mie zie ce l'avevano, mia mamma, che leggevano questo Grand Hotel, no? Che era illustrato. E a seconda della mano del disegnatore, tu alla fine, insomma, lo riconoscevi anche chi l'aveva. E mi ha fatto la stessa impressione. Ho visto questa pubblicità che era per apparecchi acustici, c'erano gli anziani, e quindi ho visto, ho detto, quella è fatta con l'intelligenza. No, non ne ho avuto la controprova, ma 90 su 100 sono sicura che era intelligenza artificiale. Quindi ok, ci faranno come con gli altri strumenti, fanno tutto, ok? Noi però dobbiamo, secondo me, aprirci, io la penso così, noi dobbiamo prendere questi strumenti e chi vuole, non è il tuo caso, però per te poi vedi questo essere rimasto all'analogico, oggi Non lo so, così. è un grande plus, assolutamente, assolutamente. E quindi io passerei, possiamo considerare chiusa Sì, questa sì, sì, parentesi. sì, sì. E anche intelligenza artificiale. Io passerei invece, entrerei un po' invece più nello specifico, proprio sul discorso, no, dell'analogico, di questo tuo mondo, capito? Che tu insomma hai portato avanti, continui a portare avanti, insegni. Ad esempio, no, quanti giorni, perché io nei portfolio che mi arrivano, che leggo per questo progetto londinese e per altri progetti che seguono, vedo che c'è un gran ritorno all'analogico, che mi stupisce. Cioè, che viene usato per dire nell'ultimo numero di questa rivista che curo, abbiamo pubblicato una ragazza cinese che studia a Londra, che lei usa la carta fotografica direttamente con gli Ah, ok, acidi, ok? che emigrammi. Sì, esatto, e parte però da una fotografia che lei ha scattato con la reflex digitale, no? Ok. Quindi fa questo. Molto interessante come lavoro, poi ci mette dentro un tema anche suo, eccetera, no? Però insomma mi sorprende perché dico, guarda, a mio avviso c'è un ritorno, c'è o no? Cosa mi sai dire su questo? Allora, sicuramente ci sono vari ritorni all'analogico, non tanto uno. Allora, diciamo che un po' i miei corsi sono un pochino avanzati e prendo pochi studenti per volta, hanno una camera oscura dove ognuno lavora col suo ingranditore, diciamo più gli amatori o gli appassionati che già ci hanno lavorato un po', diciamo chi inizia, i più giovani non sono esattamente il mio target, però comunque devo dire che per dire, ho sempre avuto un corso di primo livello, no? Di quelli che hanno cominciato a usare la logica, ma in camera oscura non ci sono mai andati, cioè non hanno mai sviluppato un rullino, non hanno mai stampato, e lì che fino a qualche anno fa partiva una volta su tre e magari c'era uno studente solo, negli ultimi anni effettivamente si riempie, cioè nel senso che anche quello che non è più tipicamente il mio pubblico, anche per il livello di investimento, cioè i miei corsi sono intensivi, durano un weekend, prendo 3-4 persone, quindi sono, diciamo, hanno un prezzo nella media dei corsi, però diciamo, trovi dei corsi base per iniziare che costano un terzo, diciamo, dei miei. Allora, io ho appunto più esperienza perché ho cominciato nel 96 e ho la mia maniera di insegnare e quindi voglio fare i corsi con pochi per seguirmeli bene, diciamo così. Ho insegnato anche nelle scuole di fotografia e anche per quello mi piace passare da 15 o 20 studenti e dire vabbè, 3, 4, 6. No, qui non me la sentirei di fare un corso perché
bisogna guardare, siccome si fa con le mani, no? Bisogna che tu li guardi tutti quanti. No, non puoi fare la lezione frontale, no? Che ti metti in cattedra e dici si fa così. No, li devi proprio seguire mentre fanno le cose. Poi chiaramente prendono il via e devono fare da soli, però, come dire, cioè non puoi prendere, che ne so, 20 persone e mettergli a ognuno la tanca in mano. Cioè, la metà sicuramente sbaglia tutto. Cioè, devi avere un numero che riesci a seguire, no? Andre, dimmi una cosa, scusa, ti interrompo, ma ho Sì, sì, questa sì. curiosità forte proprio. Ma i materiali si trovano No, si ancora? trova tutto meglio di prima. Allora, Ah, ti voglio perfetto. dire, no, è questo I costi per dire sono elevati oppure no? sono aumentati. I costi sono abbastanza. Ah, ci sono due problemi. Allora, che parliamone subito. Allora, la pellicola sì, aumenta, ma è sempre aumentata di prezzo negli anni. E però tutto sommato, per quanto cara possa essere, nella fotografia analogica la pellicola è comunque il costo minore. Cioè, comunque, se compri un rullino, anche costasse 20 euro, ma costa la metà, e anche meno volendo, 7 euro. E in bianco e nero, in 35 mm ci sono 36 scatti, quindi diciamo costa poco. Quello che è costoso è stampare. Stampare diventa sempre più costoso. E l'altro problema è che in digitale si è abituato che ci pensa la macchina, cioè da quando i sensori qualche anno fa hanno fatto il sensore live vivo, effettivamente, cioè per farla uscire, no, a meno che non ci sia un contrasto molto alto, premi il bottone e ci pensa la macchina. Cioè lo slogan di Kodak del 1800, premete il bottone e noi facciamo il resto, è diventato vero qualche anno fa, no? Sono passati più di 150 anni. E quindi arrivare all'analogico, dove appunto un po' perché, come dire, nessuna macchina può parlare con la pellicola e sapere come sta avvenendo. Cioè, sono uno sta dentro l'altro, ma tra loro non si parlano. No? Quindi sì, ci può essere il codice di Wicht che porta gli, ma non è che dice, che ne so, la gamma dinamica che c'è quella pellicola, anche perché quella poi è variabile, quindi come dire, non si sbaglia. Le macchine, certo, guarda, le macchine fotografiche. Allora, c'è un mercato dell'usato che sta rasentando la follia con aumenti folli. Soprattutto della roba, quella buona, quella che funziona, che oramai costa praticamente quanto costava nuova. Fino a pochissimi anni fa, te la potevi comprare nuova, ci sono apparecchi che usati costano quanto costavano nuovi. Qualcuno anche di più, che ne so, ecco, per fare esempio l'Hasselblad X-Pan, che è un po' particolare, sembra che le quotazioni dell'usato di adesso sono decisamente superiori al costo che aveva da nuova 15 anni fa, che te la potevi ancora comprare, insomma. No, guarda, io penso proprio, allora io ho iniziato con l'analogia, ho stampato solo in bianco e nero, ero diventata anche abbastanza brava, poi io sono informatica, Andre, quindi quando è uscita tutto quello che andava sul computer, ovviamente sono impazzita. Addirittura per un periodo proprio non volevo più stampare perché secondo me la fotografia digitale doveva essere solo esclusivamente cioè, di luce, no? Quindi a video, proiettata. Intorno al 2004-2005 proprio passai un periodo in cui per me la fotografia digitale doveva essere luce continua, un po' come erano a mio avviso prima le diapositive, no? Che mi piaceva sempre Ma proiettarle e non ti credo. stamparle, no? Però io non credo di aver iniziato, proprio di aver deciso di dedicare la mia vita alla fotografia, che poi oggi non so neppure più se la faccio, in realtà uso le fotografie, dico, però quando ho visto stampare, cioè emergere dal foglio di carta la mia prima fotografia, lì è stata un'emozione talmente tanto grande che io proprio credo di lì ho detto no, questo è il mio, Ah questo è beh, proprio sì, mio. quello è bellissimo, quello è una cosa che è proprio bella. Cioè, io stampo appunto da più di 40 anni, no? E non ti annoia mai. Cioè, C'è vedere proprio. l'immagine che viene fuori è sempre una cosa bella, anche perché lì vedi dopo tanto tempo anche il frutto di tante fatiche.
cioè il momento in cui il positivo si sviluppa nel rivelatore è anche il momento della rivelazione, no? È anche un giudice infallibile, cioè qualcuno che se viene ti fa ricominciare perlomeno la stampa da capo, no? Cioè, ed è un momento bello, no? Volevo un po' ridire quella cosa di prima, no? Che il digitale ci ha abituato a una facilità di risultato e una velocità che, diciamo, chiaramente è penalizzante per l'analogico, che è inevitabilmente un po' più lento e si porta presso, soprattutto agli inizi, un'elevatissima percentuale di fallimenti. Cioè, quando uno inizia con l'analogico, viene bene una su 100, ok? Allora, una cosa che io cerco di fare ai corsi è che, diciamo, quindi devono venire bene tutte, poi magari sono brutte foto, no? Però quello è un altro discorso, però veramente trovare quel tipo di tecniche, e ci stanno, per renderla, soprattutto all'inizio, molto foolproof, cioè quindi trovare appunto le tecniche di esposizione, sviluppo negativo e di stampa che facilitino al massimo l'ottenimento di un risultato molto buono fin da subito. Okay? Questo si può fare se hai delle conoscenze, diciamo così, piuttosto avanzate che riesci a tradurre in strumenti semplici per chi inizia e credo che questa sia una cosa importante soprattutto da fare oggi, no? Assolutamente, Niente. Cioè, io sono contento che i miei studenti che vengono a fare il corso, non hanno mai sviluppato e stampato, tornano a casa non con delle stampe analogiche, ma con delle buone stampe analogiche fatte da buoni negativi. Diciamo, questo l'ho fatto proprio appunto per dimostrare che si può fare ancora la fotografia analogica, no? Non è quello che. Guarda, non tutti lo sanno, non tutti, soprattutto i giovani, non lo sanno, capito? È importante, infatti sto pensando che poi ti rinvito e facciamo proprio una puntata tutto sulla fotografia analogica, magari troviamo dei no? No, perché credo sia molto importante, perché ora io dicevo, io ho stampato, sì, però io insomma che conosco il tuo lavoro, so a che livello sei tu, no? Cioè che prima parlavi di estetica, eccetera. Stampare alla fine ci si può, giusta, è giustissimo questa tua precisazione finale, si può fare tutti, no? Perché alla fine cos'è? Lo possiamo vedere, lo possiamo anche fare, però poi di lì a farne un'arte ci vogliono anni e anni. E l'altra cosa, scusami, ti dico questa cosa io perché ci tengo tanto. L'altra cosa è proprio il ritmo. Cioè io dico sempre, no, anche alle scuole di fotografia, dove a volte mi trovo a parlare, no, dico, sarebbe veramente importante che iniziassero dall'analogico perché c'è l'attesa, non c'hai il visore per vedere la fotografia come è venuta, devi vedere la luce, la devi vedere, la devi capire, la devi conoscere. Cioè, la fotografia analogica è proprio fotografia, ok? Tutto quello che abbiamo oggi, appunto come dicevi, tutti questi super sensori che ormai fanno infrarosso. Io ho fotografato tanto in pellicola infrarosso e era anche lì una scoperta, era un viaggio, no? Oggi mi sembra un po' banale, capito? Dico, vabbè, cioè, okay. È un'altra cosa, no? Quindi questo devo dirlo proprio, no? Quello che fai, che porti avanti, è davvero importante, proprio per far comprendere la fotografia cos'è, da dove viene. Sono stata troppo romantica o Molto troppo. romantica. Adesso per togliere un po' di romanticismo e fare un pochettino di storia della fotografia, no? E per questo pallino della verità, no? Questa idea che sto tornando un po' anche a quel discorso lì, viene in mente, no? Che tra le prime, cioè come dire, è una cosa strana. Allora c'era questa. La fotografia è nata, no? Con, diciamo, uno statuto in ritardo sui tempi, no? Perché se noi pensiamo alla storia della pittura, no? Ha in qualche modo conquistato la mimesi rispetto al reale, no? Ha provato a rifarlo, si è dovuta inventare la prospettiva, la teoria dei colori, la teoria delle ombre, tutta una serie di cose, di studi. Per riuscire, volendo in mano chi era molto bravo con i pennelli,
a dare l'illusione del vero, no? Che poi era, dobbiamo introdurre un concetto che prima non abbiamo detto. L'immagine a noi ci piace perché è idealizzata, cioè in realtà non ci interessa una cosa vera come il vero, cioè deve essere comunque idealizzata, no? Ci deve essere idealizzata nel senso che deve essere conformata a un'idea proprio, no? Cioè, e se no è brutta, cioè se no non serve a niente, non serve agli umani. Okay, quindi, e la stessa cosa, faccio questa parentesi, accade quando una donna si fa una foto, mi capisci? Sì, esattamente, esattamente. No? Quindi, la sua idea è quella di essere bella e si vuole vedere bella, e gli piace la foto. Quindi diciamo, l'immagine per essere interessante deve essere idealizzata. La fotografia può produrre immagini... Oh, oh, ti ho perso? Andre? Andre? Andre, ti ho perso. Ok, guarda, perché ero connesso, sei ritornata, mi vedi? Ti vedo un po' male, ti vedo un po' malina. Ecco, ti vedo bene. Okay. Quindi parliamo dell'immagine ideale. Idealizzata, idealizzata, no? Trasformata, no? Ma questo è appunto, era un appunto sull'immagine. A noi ci piace se è idealizzata. Se veramente fosse, diciamo, vera, non ce ne fregherebbe niente perché c'è già il vero, no? Appunto, quando creiamo una rappresentazione, qualcosa che è estratta, ispirata, mettici qualcosa, comunque non è il vero, ma ha eventualmente una qualche relazione con esso. Ci interessa solo se è idealizzata, cioè quindi se corrisponde a una qualche idea, che può essere anche un pregiudizio, però insomma deve essere idealizzata. L'altra cosa che volevo dire appunto a proposito del falso, dell'intelligenza artificiale, dell'immagine che corrompe l'immaginario dei popoli, è che tra le prime fotografie che ci si è messi a fare erano le foto dei fantasmi, che banalmente erano delle doppie esposizioni, ma siccome era una fotografia dimostrava che i fantasmi esistevano veramente, no? O le fate, o i giganti, no? Insomma, o qualche chimera fatta con l'animale impagliato. Quindi, diciamo, come dire, appena è arrivato il mezzo che per definizione di qualcuno doveva dire la verità, è arrivato subito, subito, quasi istantaneamente, qualcun altro che, visto che Pinco Pallino aveva detto che serviva a fare il vero, approfittava di questa cosa per fare il falso, no? Quindi, diciamo, ci ritroviamo ancora adesso, no? Come dire, fa un po' ridere, no? Che con l'arrivo dell'intelligenza artificiale c'è qualcuno che appunto grida allo scandalo su una cosa che appunto è successa da sempre con le immagini generate, diciamo, meccanicamente. Ma poi di nuovo il potere della fotografia non è mai esistito, cioè, come dire, ripeto quello che dicevo prima, convince solo chi è già convinto, tanto che sia la pubblicità ma che anche la cronaca funzionava esattamente nella stessa maniera quando era illustrata. Cioè, prima che le fotografie fossero pubblicate, pubblicavano i disegni dei fatti di cronaca, no? Come dire, e andavano bene altrettanto quando dopo sono andate bene le fotografie. E quindi, punto. Poi sai, Andre, secondo me anche convince chi vuole essere convinto. Esattamente, sì, chi vuole essere convinto o chi era già convinto. A volte non ci sono gli strumenti, no? A volte bisogna sempre tutelare, diciamo, no? Quelli, i ragazzini, i bambini, no? Quelli vanno tutelati. Ma secondo me dopo, nell'età adulta, chi si fa convincere è perché vuole essere convinto, perché non ha voglia di pensare, non ha voglia di criticare, questo senso critico che viene continuamente distrutto, no? E quindi, cioè, a un certo punto, diciamo che appunto l'ha sempre fatto e lo continuerà a fare con chi glielo permetterà. Sì, ma poi c'è un discorso allora che poi
forse il discorso che sarebbe bello che le persone smettessero di credere proprio come atteggiamento in generale, cioè nel senso di uno non dovrebbe credere, cioè nel senso l'ha detto una persona molto importante, allora uno dice, ma ha detto lui, Andrea, ci io devi mi dispiace. credere, ci devi credere. In realtà non ci devi credere, puoi dire, è l'opinione di uno molto competente, però andiamo a vedere, insomma, no? Non è detto che, cioè, è l'atteggiamento di credere, no? Cioè, di rinunciare alla propria attività cerebrale per farla fare a qualcun altro. E a proposito dell'immagine, no? E del credere, è molto carina una cosa, insomma, e anche perché ci fa capire quanto certe cose poi siano radicate nella nostra storia. Allora, delle fattezze, diciamo, di Cristo non abbiamo traccia, no? Era medio orientale, quindi forse non era tanto biondo con gli occhi azzurri, probabilmente, diciamo così, no? E di fatto, diciamo, piano piano, no? Nel corso dei secoli si è un po' uniformato, no? Se guardiamo le cose più antiche, insomma, erano più diversi di come sono diventati dopo. E è carino perché vogliamo parlare, è un po' un primo esperimento di intelligenza artificiale, cioè nel senso che ogni nuova rappresentazione del Cristo metteva in volto una summa della storia precedente dei volti di Cristo. Ottimo, bellissimo, bellissimo. E poi esiste però la sindone, no? Esiste, Beh, ma cioè, la sindone, però la secondo sindone te. è più nuova, cioè nel senso la sindone c'ha poco più di 1000 anni, quindi diciamo non è, sì, è un sudario, ma non è il suo. Esatto. Ma io Quindi. queste cose, Andre, perché poi vado se no sempre nei soliti discorsi di plagio mediatico, di plagio religioso, di plagio politico. Quindi io ti ascolto e ti faccio parlare con molto piacere. No, allora no, è interessante appunto che indipendentemente dal volto che assume, il Cristo vale ed è riconosciuto come Cristo dai credenti a prescindere. Cioè, per dire, Cristo è il Cristo, moro, gli cambi i colori degli occhi, quello che sta lì in croce è il Cristo. Cioè, come dire, l'immagine sta proprio. In quel caso lì conta solo l'idea. E il fatto, di nuovo, l'intelligenza artificiale viene prima l'idea, prima la parola, e il volto di Cristo è un volto, ok? Creato, cioè, poi alla fine è venuto un po' fuori questo hippie, un po' cabellone, carino, no? Che piano piano è venuto facendosi nel tempo processo simile a quello che farebbe oggi l'intelligenza artificiale. Quindi Questo è molto forse simpatico. Poi va un non po' c'è a. niente di nuovo sotto il sole, insomma. No, è una riflessione divertente. Poi c'è tutto il discorso dell'iconografia, cioè capito proprio appunto utilizzata proprio anche per altri fini, no? Non a caso Beh, certe ma religioni non certo. ammettono l'immagine, te pensa, No, è no? Quindi chiaro, appunto. lì si entra ora. Questo, no, ma noi dobbiamo farne un'altra poi l'intervista, veramente, perché poi non ti voglio nemmeno trattenere tantissimo, Andrea, perché insomma, per te, sai, chi segue, vedo che ci sono degli ascolti che arrivano, dei coraggiosi che arrivano proprio fino alla fine, perché le mie Ok, vabbè, interviste. ma poi tu la stagliuzza, stagliuzza, non ti Sì, la preoccupare. stagione, credo che stasera taglierò molto poco perché sono tutte cose Guarda. molto interessanti, Tra forse poco anche. mi mu morirà il computer e quindi ci taglierà l'esaurimento della batteria. Però ti dico, quindi questo qui si aprirebbe un altro ginepraio e un altro campo veramente dove ci perdiamo, perché sono temi interessantissimi. E ogni volta che mi confronto con personaggi come te accade questo, che poi si entra in mille porte, in mille finestre. Quindi adesso io ti devo invece riportare un po', no, a un'altra domanda, che anche questa, insomma, è abbastanza tosta. Sempre per i miei amati giovani, perché io, insomma, ho questa
questo amore per chi inizia a fare fotografia, no? Che mi preoccupa molto, nel senso, un po' perché vorrei proprio che trovassi gli strumenti giusti, che insomma, che fosse aiutato a volare, a trovare il proprio stile, no? A trovare il proprio mezzo espressivo. Io credo molto nell'arte, credo molto nella fotografia, come strumento anche di crescita personale, non, sì, non solo di successo, come tanti invece vendono. Quindi ti faccio una domanda un po' così, a bruciapelo questa, no? Come si difende un giovane da tutta la proposta formativa che c'è, un giovane o un meno giovane, perché poi anche lì sul giovane non intendo solo esclusivamente un giovane anagraficamente, anche un giovane che inizia domani a fare fotografia, ma che magari ha 30, 40, 50 anni, non lo so, e magari ha anche delle capacità, capito? Ammesso poi. Certo. Allora, c'è una proposta continua. Continua, io ti chiedo perché uno si deve iscrivere a un corso di fotografia, come lo sceglie? È un casino. È un casino perché, come dire, facendo un estremo sunto, no? Io vedo in tanti, facciamo un paragone con i giardinieri, no? Tante scuole, tanti formatori, eccetera, eccetera, con gli studenti vogliono fare il bonsai, cioè, te taglio, te piego, te faccio assumere la forma che voglio io. Ok, secondo me un insegnante dovrebbe dare l'acqua e il concime, okay? E limitare il suo apporto in qualche maniera a far venire fuori l'identità dei giovani, non a indirizzarla o presumendo non la abbiano. Invece noto che specialmente la formazione tenda proprio sia un esercizio di potere, no? Un esercizio di potere di portare le persone a fare quello che pensi sia giusto, quello che pensi voglia il mercato, se parliamo di ambito artistico, e è tutto molto stupido questa cosa, questo atteggiamento, e anche molto poco efficiente, nel senso che i talenti vengono fuori se tu li fai esprimere, se tu sei uno che va in giro a tarpare le ali, crei dei robottini, gente che fa il prodotto senza una mezza idea, poi alla fine finiranno le idee perché nessuno le andrà più a dire in giro, nel senso che quelle non moriranno mai, ma si vuole imporre il controllo dell'immaginario, e le scuole sono uno di questi strumenti, quindi è molto difficile trovare occasioni di buona formazione. Allora io per esempio insisto un po' sulla tecnica, perché è un po' neutrale, no? Come dire, ti do gli strumenti, no? Per iniziare, io ai miei studenti gli do gli strumenti, ma non mi metto neanche a guardarle le foto che fanno. Quindi, intanto cominciamo a farle uscire queste foto, ok? Dopo, se dopo qualche anno ti vuoi fare un corso avanzato, no? Dove ci si confronta sulle idee, porti avanti un progetto nel confronto, non nell'imposizione, no? È una cosa che deve venire dopo quando le persone sono abbastanza forti da sostenere il confronto con la propria personalità. Cioè, all'inizio di qualcosa, che lo studente sia giovane o sia adulto, non importa, bisogna che le persone si facciano da soli un'idea di quello che hanno in mano. Poi guarderanno i libri, la storia, le influenze ci sono piene. Allora. Ci siamo, ok. Infatti era caduta la linea, ti avevo provato anche a messaggiare, ma era tutto staccato. Ma no, figurati, è morto pure il telefonino, a fine giornata, fine batteria. Poi siamo andati veramente oltre, ma è un piacere parlare. Vabbè, bene, no, allora, dicevamo, no? Adesso sono dentro casa, stavo così bene in terrazzo in mezzo ai fiori, vabbè, e mi sono dovuto attaccare alla corrente. Allora, dicevamo, sì, appunto, che la prima difficoltà è queste scuole che sono castranti alle volte in maniera veramente, veramente atroce, nel senso che ho visto scuole veramente
terribili con i loro studenti, soprattutto scuole molto strutturate, no? In cui ti catturano dentro. E, diciamo, quella cosa lì è che bisogna prima permettere alle persone di sviluppare una propria identità e poi dopo nel confronto svilupperanno idee più approfondite, però l'idea di plasmare i giovani è proprio orribile, cioè, ma perché li devi plasmare? Cioè, si plasmeranno da soli come gli pare a loro, cioè, quindi la prima cosa che una persona dovrebbe stare attenta è proprio questa, cioè, ma questi mi vogliono insegnare qualcosa o mi vogliono dire come devo essere, no? Ok, se ti vogliono insegnare qualcosa bene, se ti vogliono plasmare, forse un sonoro vaffanculo ci sta meglio. Esatto. Dopodiché, allora, senza fare grandi discorsi, porto un po' acqua al mio mulino, diciamo, l'esperienza nell'insegnare forse conta, no? Nel senso che io vado avanti dal 96. Sì, ho insegnato anche, che ne so, alla Scuola Romana di Fotografia, all'Istituto Superiore di Fotografia e Comunicazione Integrata, un nome più corto ci stava meglio, a Roma, ho insegnato al Toscana Photographic Workshop o alla Syracuse University, però al di là di quello che, se vuoi, nella mia lunga carriera pluriventennale di insegnante sono parentesi, fatto di averlo fatto per tanti anni e la gente continua a venire, forse, diciamo, vabbè, un bollino blu me l'hanno dato, diciamo così. Tu sei dentro a quel gruppo di italiani che è indipendente, no? Sei un po' come me, noi viaggiamo da soli, no? E dico, però ci sono le scuole, ok, le scuole secondo me un po' anche dipende da proprio chi ci insegna, no? Quindi se l'insegnante non vuole creare un bonsai, no? Io però ti vorrei anche chiedere, di tutti questi corsi, queste proposte online, no? Queste cose, no? Cioè, veramente uno che inizia oggi, come fa? E tu mi hai detto, intanto deve capire cosa gli sta passando, ok? Che consiglio ti senti di dare? A cos'è che non deve credere, visto che abbiamo parlato tutto il tempo di non credere, no? Non deve credere a nessuno, però diciamo, la fotografia analogica, io ci ho anche provato col Covid, no, a fare le lezioni a distanza, però si fa con le mani e bisogna farla tu per tu. Certo. Okay. Con i miei studenti di lunga data, quelli che sono fatti i corsi, 5 anni di corsi, perché volendo con noi ti puoi fare 5 o 6 anni, no? Andando avanti, poi approfondendo mano a mano i discorsi, e con loro magari una telefonata ci si fa, ma tu che ne pensi, meglio far così, meglio far colà, ma ci intendiamo. All'inizio, soprattutto, uno proprio le deve fare insieme le cose. E secondo me è un po' vero con tutto. Cioè, come dire, una formazione avanzata si può fare anche online. Cioè, tra due persone, magari uno è più esperto, uno un po' meno esperto, ma due persone che si intendono, che sanno di quello di cui stanno parlando, si possono pure fare una videochiamata e riescono a trasmettere quello che devono trasmettere. Quando parliamo invece di inizi o di esperienze, insomma, anche non così iniziali, le cose vanno fatte in presenza, ma qualunque sia il corso, cioè, ma tu ti immagini, che ne so, fare un corso di modellare la creta su YouTube, cioè non viene, o imparare a suonare il pianoforte sentendosi in cuffia a distanza, cioè, no, certe cose non si possono fare, per cui i corsi bisogna andarseli a fare. Per iniziare forse va bene chiunque, meglio, come dire, o vai da uno che si sa che è bravo, e ce ne stanno chiaramente, o alla fine, se no, è meglio stare in compagnia tra giovani volenterosi, cioè una cosa senza pretese. Una sera senza pretese, inizi, vedi se ti piace, no? Poi magari decidi di spenderci un po' di più tempo e denaro
e fare qualcosa di un po' più avanzato. Chi invece vuole cercare una formazione, diciamo, più importante, lo dico un po' triste, anche perché poi nelle scuole ci ho insegnato, chi voglia fare una vera scuola si trova in oggettiva difficoltà, nel senso che la qualità non è tanto alta. Ok, possiamo fare delle eccezioni, forse in Italia Fondazione Moda in Arte Visive punta un po' più in alto, no? Però pure lì hanno un'idea di come debba essere l'arte o la fotografia. No, sai, ci sono Quindi quattro poli, tipo l'Istituto della Fotografia, Italiano della Fotografia a Milano, lì dentro insomma, ci sono degli sì. insegnanti validi, ISIA, DAMS, dipende un po', cioè, poi anche nel senso dal periodo, no? Da chi ci insegna, eccetera. Come non citare anche a Firenze, insomma, la Sì. Power, però è vero che spesso, insomma, spesso. A mio avviso dipende un po' dagli insegnanti, ti Dipende ripeto. molto dagli insegnanti, ma anche dal fatto che magari chi dirige le scuole non ha idee molto chiare su, appunto, dire agli insegnanti che, insomma, gli studenti non si votano ma si innaffiano, insomma. Qui sul mio blog, su questo videoblog, questa cosa che non so bene nemmeno come definire, proprio c'è la li massima libertà di parola, quindi sentiti libero nel senso. Sì. Mi piace molto anche dire la verità, no? Se ammesso che poi la verità. Il Sì. nostro punto di vista, però, perlomeno deve essere libero. Quindi sentiti pu pure libero di dire. No, Io ho no, la mia idea è questa, poi chiaramente no, non. esperienze positive e negative. Io ho avuto esperienze, capito, dove, non, dove ho visto proprio insegnanti pessimi e invece dove magari insospettabili, sconosciuti che sapevano insegnare magnificamente. Cioè, quindi, però è per questo che mi piacerebbe, capito? Ci sto pensando da tanti anni, lo chiedo spesso a dei colleghi, come fa un giovane, cosa deve chiedere, cosa deve pretendere da chi gli insegna, capito? Beh, un discorso lo dovrebbe fare a se stesso, cioè pensare prima di tutto la scuola come opportunità di confronto e apprendimento delle tecniche, no? Appunto, non cercare un posto per sviluppare la propria identità, quella la deve sviluppare nella vita, però e quindi chiedere formazione e non opportunità di lavoro e carriera, che sono due cose che sono molto molto diverse. Ok, una persona che ha formazione, che significa la formazione chiaramente comporta uno studio ad ampio spettro, no? Cioè, che non è saper usare Photoshop o saper fare il graphic design, ma significa conoscere la cultura visiva, confrontarsi con strumenti diversi, insomma, l'idea della formazione ampia di stampo classico, umanistico, è quello che poi ti permette di affrontare realmente, eventualmente, una situazione lavorativa. L'idea della formazione professionalizzante è una presa in giro. Ok. Condivido totalmente, condivido al Ok. mille per mille. Fa piacere. Quindi l'avvertimento ai giovani, appunto, non cercate la scuola pensando che dopo esco e lavoro, ok? Cercate la scuola che non vi prenda in giro dicendovi questo, perché quando esci da scuola sei nessuno, ok? O se sei qualcuno è perché avevi una tua creatività e un talento che sei riuscito a esprimere nonostante e fuori della scuola, no? Quindi la scuola dovrebbe essere un momento di formazione. Non pensate di fare la scuola per cercare un'opportunità, ok? Non siete arrotini, ok? Cioè, non voglio togliere nulla all'arrotino, ci sarà un'arte pure di quello, però per dire, lavorare con l'immagine è una cosa complicata, è una cosa sempre più complicata. Cioè, 50 anni fa era più facile. No, diventa sempre più complicata, per cui pensare di trovare una scuola professionalizzante in immagine
l'errore che poi espone lo studente a prendere delle grandi fregature. Ok? Perché quello che ti dice, ti insegno il mestiere, ma dove vai in 3 anni a imparare un mestiere? No, se sei, come dire, se impari a imparare, se impari a avere, come dire, la formazione di stampo classico, no? Insomma, quella che c'è un po' di tutto, non è canalizzata, no? Però hai imparato a imparare, poi dove stai? Stai, se devi imparare, come dire, a fare lo still life, ma conosci la storia dell'arte, lo still life già lo sai fare anche se non l'hai mai fatto, no? È chiaro? Quindi, poi dopo, quando provi, ti verrà in mente come mettere le luci, senza qualcuno che ti dice no, per far fotografare la bottiglia devi mettere le luci così e sei professionalizzato. Cioè, quella è una presa per il culo, no? È un insegnamento finto di cui non hai bisogno di sapere delle immagini, però quello non te lo insegno. Cioè, come dire, è una cosa che sì. La storia dell'arte forse te lo insegna. Ecco, un'altra cosa, ecco, forse quello possiamo dire, facciamo una piccola discriminante, se uno vuole occuparsi di cose visive, un corso di storia dell'arte lo dovrebbe pretendere, cioè vado a studiare fotografia, non mi basta, non mi può bastare il corso di fotografia dal 1960 a oggi, anzi quello lo possiamo pure saltare. Mi serve qualcuno che mi racconti dalle pitture delle caverne fino alle avanguardie. Poi il resto lo puoi studiare da solo, però mi serve più quello del resto. Ma poi perché se ti fanno quello ti insegnano anche a cercare, come dicevi, a imparare e a studiare il resto, no? Sono d'accordissimo, lo predico da tantissimo tempo, alcune scuole lo fanno, ci sono grandi scuole qui in Italia che lo fanno comunque, quindi è giustissimo. Andrea, io continuerei con te, cioè, veramente... Salutiamo, è lunga lunga, dovrei fare un No, tagli. sono state interviste più lunghe, Ok, credimi. va bene, allora mandi appuntate. Sono due cose. Uno è chi ti cerca, dove ti trova, cosa trova di te, Ah, giusto, giusto, giusto. social. Vabbè, la prima cosa, usiamo Google, è semplice. Andrea Calabresi preceduto, messo tra virgolette, vengono fuori 4 o 5 omonimi, tra cui uno che fa il fotografo. Però lavora in digitale, fotografa eventi, eccetera, ristoranti. È diventato pure bravo perché è più giovane, da ragazzino non era bravo, adesso è bravino. Però Quindi ecco, insomma, è anche Andrea difficile. Calabresi Junior. Sì, esatto. Diciamo, è difficile confondermi. Chi mi vuole trovare mi trova. Poi c'è il corsi di fotografia che si chiama Corsi Foto Analogica, per cui cerchi corsi di fotografia analogica. Vengo fuori per forza perché nel nome del dominio. E poi no, carino, allora ci stanno dei gruppi Facebook, vabbè, ormai è una cosa da vecchi, Facebook, però i gruppi, Non è l'unica cosa che... ti interrompo anche qui. No, non è vero. I giovani No. che adesso stanno crescendo, entrano nel mondo del lavoro, cominciano a usare anche Facebook. Ah, È una ok. controtendenza in questo momento. Meno male, vai. No, ci sono dei gruppi di fotografia, c'è il gruppo di fotografia che si chiama sempre Corsi Foto Analogica su Facebook, dove facciamo una politica censoria che normalmente non si fa su Facebook, nel senso che parliamo di tecnica fotografica, per cui se sottesponi viene buia, non c'è dubbio, no, che qualcuno dice, ah, ma viene meglio così. No, cioè le cazzate sono cazzate. Cosa che non succede tanto spesso su internet, no? Perché ognuno dice la sua e chi non sa niente dice, mo che faccio, come scelgo? No, ci sono, diciamo, i gruppi moderati, quindi dove c'è un taglio. E un'altra cosa carina che c'è qua da noi, di una realtà italiana di altissimo livello, quella sì, una cosa d'altri tempi, però utile, quindi consiglio anche ai giovani magari di darci un'occhiata, che è un forum, ormai è una cosa paleontologica. Però esistono ancora i forum, cioè i gruppi di discussione su internet. Ce n'è uno italiano che si chiama analogica.it, che è un gruppo riservato alla fotografia analogica, dove si parla soprattutto di tecnica, però perlomeno è quella, cioè come dire, quella dimostrabile. Se uno ti dice che una cosa si fa così, tu provi a farla in camera oscura
e viene così come ti hanno detto, non viene un'altra cosa, no? Insomma, volevi farla, ecco. Quindi, perché un po' il problema sono le cazzate, il problema di internet sono le cazzate, ecco, insomma, no? Lo sappiamo, Oppure vecchie leggende metropolitane, cioè, non so, cariatidi che facevano, magari ottantenni, che si ricordano un po' quando erano da ragazzi in camera oscura, che dicono come si deve fare. Peccato che nel frattempo non è sopravvissuto un prodotto di quelli che usavano loro, se non forse il Rodinal. Tutto il resto è nuovo, è diverso, funziona in un'altra maniera e quindi anche non volendo dicono cose inapplicabili, insomma, vabbè. Comunque ci sta dell'informazione valida anche su internet, per quanto appunto, come dicevo prima. Instagram ce l'hai? Allora, Instagram in teoria ce l'ho, però ancora non ho capito come funziona. Grazie. Telegram, comunque dopo Ok. mi darai tutti i tuoi contatti, io li scriverò poi sotto il blog, quindi Ok, potrai. benissimo. Però io chiudo tutte le mie interviste, Andrea, con una domanda che è tipica di Varu, Vanessa, che è così un po' sognatrice, un po' romantica, sempre molto positiva, no? Oddio, non sempre, ma diciamo a volte anche un po' arrabbiata, però non in questi casi, diciamo. Che è quello che dico proprio, no? Esprime un desiderio da essere umano, da fotografo, da tutte e due contemporaneamente. Un desiderio per il tuo futuro e quello di tutti. Vabbè, la dico, ti faccio un desiderio da innamorato proprio allora, che non c'entra tanto con queste cose, ma a cui penso spesso quando ho le studentesse donne, no? E dico, io vorrei che le donne si sentissero libere quanto si sentono gli uomini. Ma gli uomini poi lo fanno per prepotenza, per arroganza, però di fatto si comportano, si prendono, no? La libertà che in realtà hanno tutti. Allora, io la cosa che più mi ha, per cui ho sempre combattuto, per esempio nelle scuole, era di dare forza e coraggio alle ragazze. No, quando vedevi questi maschietti che si sentivano Mazinga con una macchinetta nuova, quell'altro tutte timidine, piccine. Allora, che poi magari quelle timidine così, con meno arroganza, sono più brave, però non lo sanno, non lo sanno, no? E vedono quell'altro spavaldo e si ammirate, ma guarda, guarda Marco che ganzo è con questa macchina fotografica. Non è ganzo, Marco è coglione. Sei brava te. Che dici, oddio, come cazzo funziona? Ma che ci devo fare con quest'accrocchio? E chi c'hai paura? Sei timorosa? Ecco, tieniti la modestia di fronte allo strumento, ma prendetevi, ragazze, prendetevi la libertà che con arroganza si prendono i maschietti, perché loro sono arroganti, voi siete intelligenti. E insomma, come dire, è l'aneddoto, però. Non sono gli uomini che devono dire a fare queste cose, però banalmente, no? Come dire, cioè, non lo so, nelle scuole mi è toccato difendere le ragazze, che ne so, agli esami, no? Queste cose così, anche dalle altre donne, colleghe, donne insegnanti, che punivano l'atteggiamento. E non c'è da Quindi, dire altro, eh? capito? Punivano l'atteggiamento, no, 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 non le opere, no? E sono contento che, per esempio, adesso così perché mi è venuta in mente lei, insomma, sono tante. Una ragazzina piccolina, timidissima, che si è fatta una scuola a Bologna, poi dopo, coraggiosamente nel suo piccolino, se la vedi sembra la persona meno coraggiosa del mondo, però ha portato avanti le sue ricerche artistiche, poi è andata alla Fondazione Moda in Arti Visiva, va avanti, no? E tante ragazze, passetto passetto, che vanno avanti, insomma, però, cazzo, uno no, non vorrebbe trovarsi a doverle difendere. Eh sì, eh sì. Ti
magari quando loro non ci sono, capito, agli scrutini, no? Quindi, che magari di persona si difendono un pochino da sole, però poi c'è, hanno un mondo di pensiero maschilista, no? Proprio di o macista, che c'è anche nelle donne, alle volte quando hanno potere, che va contro le donne stesse, insomma. Assolutamente, assolutamente, Andrea. Guarda, davvero è un piacere incredibile. Senti, ti chiedo, ti faccio un extra a te. Siccome mi hai parlato di una fotografa, una tua amica, molto brava, la vogliamo inserire? Ti ricordi quella che ha studiato con te, credo poi con Biasucci? Ah, sì. Guarda che poi è Ilaria Sagaria, che è una ragazza del sud, poi ha lavorato a Milano. In realtà conosciuta prima di sfuggita perché è stata scelta insieme alla mia compagna, che è un'artista, per una residenza. E La poi compagna Andrea, diciamolo perché chi ci ascolta. è Elisabetta Cameli, che è un'artista tessile. Ok, andatevi a vedere perché io sono andata a vedere e fa cose molto, molto interessanti. Vabbè, allora facciamo pure. I primi settembre farà un personale in occasione della biennale del muro dipinto a Dozza. Quindi nel calendario del festival di Dozza ci sarà anche una mostra di Elisabetta. Fantastico. Elisabetta Cameli, diciamo, ok, che insomma, vabbè, ora parlando, ritornando alla fotografia, ha conosciuto Ilaria Sagheria a una residenza d'artista dove erano state entrambe selezionate, e poi casualmente io mi sono trovato nella giuria di un'altra residenza in cui partecipava Ilaria. E ha vinto la residenza assolutamente all'unanimità per meriti. E è una giovane fotografa mo molto interessante perché fa proprio una fotografia femminile, molto dove si confronta proprio con tematiche che partendo dall'immagine costruiscono gabbie per le donne e il suo lavoro, che si chiama Piena di Grazia, è un po' un confrontarsi con questi dettami orrendi, estetici o di comportamento, insomma, tutti quei dettami che fanno di una donna una brava donna o una bella ragazza, eccetera, eccetera, che sono follie naziste che dovrebbero sparire, insomma, proprio dal pensiero, e che però di cui anche l'arte è piena. Quindi andarsi a confrontare con un'immagine che voglia combattere i dettami, tra l'altro con un'immagine piena di bellezza e fatta con grande cura, è un lavoro molto, molto interessante. Quindi, insomma, Quindi è da conoscere e da vedere. è da conoscere e da seguire, esatto, Esatto. le nostre Andrea, due artiste. Vai. esatto. Beh, ti ringrazio tanto, tanto, tanto. E niente, spero veramente di averti nuovamente qua.